Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi video reaction ad Andrés. Andiamo avanti, vediamo cosa ci capita oggi di vedere, cosa potrà mai succedere in questo benedetto letto. E ho già intravisto io qualcosa, perché così per sbaglio ho schiacciato play, è andato e ho già visto qualcosa di discutibile. Iniziare con il video di oggi, vi ricordo di seguirmi anche sugli altri miei social, Instagram e TikTok. Iniziamo! Sono Nicolò, ho 27 anni, vengo da Desio e sono uno scrittore e poeta. L'amore per me è complicità in ogni aspetto della vita quotidiana e, come disse Platone, l'amore è il possesso perenne del bene. Sono single perché cerco la persona con cui creare la giusta intesa, sia intellettuale sia fisica. E sei venuta ad Andrés? No, ma cioè, è giusto, cioè tu sei un poeta e scrittore, più nerd che altro, ma questo è discutibile, va bene, e sei venuta ad Andrés. Ah no, cioè va bene a lui ragazzi, va bene a tutti, eh? Sono Pamela, ho 29 anni, sono brasiliana ma vivo a Torino e nella vita faccio l'estetista. Il mio partner ideale deve essere allegro, deve essere disponibile e anche molto rispettoso. Ciao. Ciao, piacere. Pamela. Ancora. In questo momento sono single perché non trovo una persona che mi faccia scattare quella cosa. Questo è per te. Grazie. Niente. Sono un po' nervosa. Se a chi lo dici io ho il cuore che esce dal petto a momenti. Però devo dire che vederti sicuramente mi calma, mi rilassa molto. Ma come parla? Cioè, no! Ma mangia tutte le parole, cioè praticamente è talmente emozionato che si sta mangiando tutto. Oddio raga, oddio che appuntamento al buio. Bellissimo, grazie per la rosa, mi piacciono le rose. Questo mi rallegra e mi rilassa ancora di più senz'altro. È un uomo di altri tempi, apprezzo molto, un gesto carinissimo. Niente, imbarazzo iniziale, è sicuramente stato... Ma a lei i sottotitoli come avete fatto a metterli, poveretta? Dai, non ci credo. No, vi prego ragazzi, i sottotitoli, no. Cioè, ma capite? Capite il disagio? Ok, inizio io. Va bene. Vestito così mi sa un po' di nerd, troppo serio. Cosa ho detto? Sì, tanto poi questa è la parte più nervosa della situazione. Sì, anch'io sono nervosa, ma così mi fai agitare ancora di più. Devo fare tutto io proprio. Mi immaginavo Nicolò più muscoloso, invece non lo è secco e peloso. No, fermi, no, mi prego, no, ma veramente l'hai detto? Pamela, idolo indiscusso di Andrés. A posto, abbiamo trovato la mia eroina. La mia eroina di Andrés. Brava, di quello che pensi. Dall'alto o dal basso? Dal... così. Ok. Nicolò è facile, è un pezzo unico. E perché non... Così. Ok, così, cioè, è una maglia fondamentalmente. Non vorrei levare più del dovuto per aspetta. Questo. Oddio, sto facendo qualcosa che non va. Porta. Ma è tipo una ragazza che mi piace. Sì, bellissimo. Ho meno caldo adesso. Ah, poi quello anch'io, sicuramente. No, devo dire che comunque sei veramente bella. Grazie. Cioè, veramente tanto. Effettivamente mi piace tutta dalla testa ai piedi. Mi piace, dovunque guardo mi piace, quindi non posso... Tutti questi apprezzamenti di Nicolò li apprezzo, ma mi intimoniscono molto. Ai! di solito il mio sguardo sorridente, cosa automatica. Ok. Beh, penso che lo sto già abbastanza facendo.
Allora, in questo caso dico che ci stai riuscendo benissimo. Ragazzi, siamo a un livello proprio basso, eh? Un livello proprio basso di seduzione. Direi rasentiamo il patetico, l'imbarazzante, il trash, ma... Oh mio Dio! Da parte di tutti e due non so dire chi è quello più fortunato. Io di solito, anche in base a questa situazione, quanto perché, come ti ho detto prima, mi piace. Tendo a usare molto la dialettica. Mi trovo molto più a mio agio con le parole. Tendo molto a usare la mia mente come arma di seduzione. A parlare effettivamente è molto bravo. Si vede che è un poeta. Arma di seduzione in più. No, al momento, anche perché sono agitato, a memoria non mi vengono. A me la poesia non me l'ha mai dedicata nessuno. Non so, a te piacciono quegli amori passionali, paragonati ad un fuoco, ad un fuoco di una candela, per esempio. Sì, ovvio, che non piacerebbe. Io sono molto passionale, mi piacciono gli amori passionali, ma sono cose che vengono naturalmente. Quindi se dovessi farti una poesia, mi piacerebbe che fosse questa. Ok. Non ho capito. Cioè, lui le ha chiesto se a lei può piacere un amore passionale e poi lui è rimasto lì totalmente impaurito, intimorito, imbarazzato e è morta lì, finita lì. Ok, a lei le è scesa, cioè poco ma sicuro, ma va bene. Andiamo avanti. Oggi cercherò di essere molto... diplomatica per una questione non lo so, però con Pamela posso fare un'eccezione. Allora dammi le mani così e poi guarda pure i piedi. 1, 2, 3 1, 2, 3 così. 1, 2, 3 È travolgente, è passionale e soprattutto sa farmi muovere bene. Avanti. Sa farmi muovere bene. Lavoro. Per nessuno ti fa muovere bene. Fa molto da imparare. Non oso immaginare. Pensavo peggio. Basta. Trascinato. Trascinato, esatto. Cioccolate. Scusate, mi brividi. Nicolò ha un bel tatto, mi tocca in un modo molto delicato. Che situazione. Imbarazzo. Cioè, in questo caso è lei. Beh, o che a lei non piace, quindi lo sta già tenendo alla larga, del tipo... Quindi non lo so, è una situazione strana, perché dei due pensavo che lui potesse essere più imbarazzato. Invece lui, voglio dire che le mani ce le sta mettendo. Non l'ho anche già visto palpare zone nei retrovia, ma vabbè, insomma, lasciamo perdere. Va bene così. L'ho notato all'inizio, lui subito, due carezze, ma va bene, andiamo. Che cos'è? No. Okay. Immaginavo. Dai, api. Parte del carattere un po' più aggressivo. Mi aspettavo che soffrisse di più solletico. Peccato. Mi piace stuzzicarlo perché voglio vedere se sente qualcosa, qualche brivido. Ma ce n'ho, nulla. Vuoi provare tu? Sì, sono curiosa anche io. Sì, sono curiosa anch'io. Solletichini eccitanti, però una sensazione di rilassatezza. È stimolante anche per la conversazione. Niccolò, fatti un po' più avanti, osa di più. Io vorrei farvi notare una cosa però, che ho notato proprio in questo momento. Non ci sono più sottotitoli, cioè quindi ci sono stati all'inizio, perché lui era talmente imbarazzato che si mangiava le parole. Cioè, wow, io sarei scappata anche dal programma, cioè proprio via, volata, via. No. C'è la crema, l'olio. Sì, senz'altro.
No, comunque mi piacciono le tue mani. Mi piace quando mi tocca le spalle. Sento che c'è un effettivo legame. Infatti ti sono tornati sotto titoli. Finiamolo. Ah, quindi neanche baciati? O è finito il minuto? Oh, oddio. Cosa facciamo? Oh, baciare così a primo impatto, no? Mi sembra troppo presto, dice. Sì. Io i baci non li do mai al primo appuntamento. Ma quindi, secondo me, vabbè, lui è preso. Secondo me a Nicolò piaccio e dirà di sì. E questa e lei no, buona. Lei dirà di no. Non si è fatta dare un bacio, che lui l'avrebbe dato subito, raga. Lo teneva a distanza. Lui no, lui proprio. Ok, quindi lui ha detto di sì. È snervantissimo. Ok. Mi dispiace. Va bene. Mi aspettavo una risposta diversa, anche in base a quello che è stato il suo atteggiamento. Sei rimasto male, raga. No, figurati. Alla fine era un gioco. Mi è ritornata la voce da sottotitolo, raga. Cioè, aiutatemi veramente, ma più che altro anzi aiutatelo. C'è rimasto male. Beh, dai, raga, c'è. Brava Pamela, brava, mi è piaciuta la tua scelta. No, dai, no. E comunque lei non è vero che non avrebbe dato il primo bacio al primo appuntamento. Lei non gliel'ha dato perché lei aveva già scelto che era no. Wow, e abbiamo visto anche il poeta con i sottotitoli. No ragazzi, ma che livello basso, aiutatemi, aiutatemi vi prego. Sono un attimino sconvolta, in verità credo che quando chiuderò inizierò a ridere e a non trattenermi perché non riesco, sto pensando, sto rivedendo le scene e mi viene da ridere. Ok, finiamo il video. Ragazzi, fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate, mettete un like se il video vi è piaciuto e io vi aspetto al prossimo video di Undressed.